Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, dice il Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, Gesù disse alla folla: tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa, infatti, è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Queste parole che la Sacra Scrittura ci fa leggere e meditare ci avvicinano molto al Signore, a titolo di misericordia, quindi di perdono. Allora il mese di novembre è il mese del perdono. Nella carità Dio ci ha uniti, nel perdono ci riunisce e ci riunisce per la vita eterna. Noi siamo chiamati da Dio perché siamo amati da Dio. Quando la mamma non vede ritornare il figlio, lo cerca, lo chiama, lo prega, è pronto da mangiare, vieni, siediti, stiamo insieme. Questo è il cuore di Dio. Perciò le sue parole sono di perdono, di pace e di invito. E se il Signore chiama, ci chiama non soltanto per dirci che ci vuole bene, il che è vero dall'eternità, ma ci chiama come peccatori che hanno bisogno di essere giustificati prima, giustificati. Ti ho perdonato, vieni, stai tranquillo, vieni a mangiare. Figlio, per paura del castigo, non torna a casa e quindi non mangia. Ma sì, vieni, io ti ho giustificato. E in che modo Dio giustifica i peccatori? Lavandoli, lo dice San Paolo in questa lettera ai cristiani di Roma, lavandoli. Come li lava? Noi abbiamo un corpo, Dio è puro spirito, darà un corpo a se stesso, al suo figlio eterno, e ci laverà col sangue del suo figlio. È il secondo passo del ritorno a Dio. Poi ce n'è un altro ancora. La riconciliazione avviene dopo che noi siamo stati lavati. Adesso che ti ho lavato dai peccati, tu sei pulito, sei come me, sei degno di me. Vieni, ti abbraccio. Quando io andai da Padre Pio, dicevo:
non merito di vedere, di essere visto, di essere abbracciato da un santo. Però se il Signore vuole questo, il primo segno sarà uno schiaffo che io merito e Lui mi darà. E infatti al primo incontro, nel corridoio, mi ha misurato un ceffone, proprio la misura è giusta, ma quando la sua mano è arrivata a sfiorare il mio viso, si è trasformato in una carezza, in un abbraccio così forte che mi sembrava di essere entrato tra le sue costole col braccio che lui mi stringeva a sé. Siamo allora giustificati dal giusto che è Gesù, siamo riconciliati dal perdono che ci viene per mezzo di Gesù. E poi un altro passo ancora, siamo salvati, questa è l'ultima tappa. Se c'è un terremoto che non finisce mai, la salvezza è trovarsi vicino al mare e poter salire su una barca che ti allontana dalla terra che trema, che balla, che seppellisce. Allora pensiamoci tanto e con questo pensiero che riguarda noi pensiamo anche alle anime sante che hanno già vissuto queste quattro tappe, la chiamata, della giustificazione, della riconciliazione e della salvezza. Sono salvati. Le anime espianti del purgatorio sono sante, noi diciamo le anime sante, perché sono entrate nel circuito eterno della carità. Noi siamo nel circuito della carità, ma in quello temporale. C'è ancora un punto interrogativo. Ce la faremo? Saremo perseveranti? Avremo la forza di combattere fino in fondo il male, da qualunque parte venga, dal mondo, dal demonio, dalla nostra stessa tendenza al peccato. Siamo imperfetti, possiamo cadere ogni giorno. E allora, ecco, per queste anime sante, la nostra preghiera calda, convinta, amorevole. Ricordate le lacrime che avete versato quando i vostri cari vi hanno lasciato. Con quei sentimenti, con quel desiderio, con quella preghiera, continuate ogni giorno. Mentre siete qui col corpo e con l'anima, col cuore fate questo salto, entrate nel purgatorio. Guardate quel mondo dove il dolore c'è, ma è un dolore con amore. A differenza del dolore che è nell'inferno, senza amore, senza la speranza. E nel purgatorio è più che speranza. Chi è nel purgatorio non è che può temere di finire nell'inferno. No, giudicato e salvato è solo alle porte. Deve solo aspettare che quelle porte si aprano e che qualcuno si muova come può, se può, quanto può. E noi possiamo ogni momento dire a Gesù, apri quella porta, fa entrare in paradiso. Questo è mio nonno, questa è mia nonna, questo sacerdote, questo assassino. Nel cimitero ci sono di tutte le specie. Nel purgatorio ci possono essere di tutte le provenienze, però hanno superato la prova. Adesso hanno bisogno di un altro atto d'amore, però lo devono aspettare dagli altri. Questa è la condizione, se volete, molto interessante e importante. Vedete, è come se voi
preparate da mangiare, no? Il Signore prepara da mangiare sulla mensa, tutto pronto. Ma quello che avete invitato non ha le braccia. Che fate voi? Non prendete il cucchiaio e glielo mettete in bocca? Questo dobbiamo fare. Le anime sante stanno pregando per noi, non cessano mai, non debbono andare a dormire, non hanno bisogno di interruzione. Quella preghiera è per noi, se la nostra preghiera è per loro. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Corpo, sei dimora. Da Dio modellato, tu corpo sei dimora di vita immortale. Ti dona Dio quel seme che infonde nel tuo corpo, ma è destinato al cielo. Sei fragile custodia, ma vitalmente unito nel temporale viaggio. E quando più non reggi il ritmo della vita, ritorni per la spoglia. Allor si fa più chiaro il ruol da te compiuto ed entri nell'attesa. La madre terra scinde ad un le parti e vieni risucchiato. L'onore a te è dovuto per l'alta tua missione e ognuno a te lo rende. Noi non cerchiamo qui il separato spirito, ma resti tu memoria. Chiamiamo cimitero il luogo del riposo e lì ti veneriamo. Lo erigiamo accanto alla città dei vivi per visite e preghiere. Nel giorno del giudizio, il Dio creatore di nuovo soffierà. È giorno della vita e tu vita riavrai, non ci sarà più morte.